Ragazzi, ma vedete qualcosa di strano? Vi sembra un fenomeno da baraccone? Mi chiamo Carlotta Bertotti, ho 22 anni e la mia storia inizia da quando avevo 8 anni, che utilizzavo il make-up come strumento di camouflage per andare a coprire la particolarità visibile che si trova sul mio volto, che si chiama nevo di Ota. È una condizione benigna che consiste in maniera molto atecnica in una iperpigmentazione del derma e coinvolge anche la parte bianca, che è la sclera dell'occhio. Quando avevo 8 anni avevo molto paura del giudizio degli altri, perché i bambini nel periodo delle medie sono cattivi, nel senso sono molto curiosi, però non li si può condannare. Ha iniziato a diffondersi su tutto il viso. All'età dell'adolescenza, diciamo che era una vera e propria ossessione l'idea di voler essere come tutti gli altri. Soprattutto mi coinvolgeva tutto, cioè era un lavoro a 360 gradi che mi impediva di essere me stessa al 100%, che allo stesso tempo mi impediva di poter avere delle relazioni sociali. Quando avevo più o meno 15 anni ero tornata a casa dopo la scuola, frequentavo le superiori, e vedevo che si era crepato un po' di trucco. E allora lì ho realizzato: perché sprecare così tante ore del mio tempo a fare un qualcosa in cui non riesco a rivedere me stessa, che mi rende infelice e che allo stesso tempo non mi fa esprimere totalmente la Carlotta? Da lì ho iniziato un percorso psicologico che è durato 5 anni, anche perché il percorso di accettazione è un percorso lungo, che non è che schiocchi le dita e allora arrivi alla consapevolezza di accettarti per come sei, anche perché è obiettivamente impegnativo mostrarsi al mondo e anche rispondere alla domanda più banale, tipo il che cos'hai sul volto. Arriva a 18 anni, organizzo il viaggio di maturità. L'obiettivo di tutto il viaggio di maturità era quello di mostrare ai miei compagni una Carlotta vera, una Carlotta senza trucco. Il primo giorno andiamo a Playa de Malvarosa, in spiaggia. Mi trucco in camera, poi mi strucco andando in bagno e vado dai miei compagni così, dicendo: ragazzi, ma vedete qualcosa di strano? Vi sembra un fenomeno da baraccone? Loro non hanno detto assolutamente nulla. Hanno capito la fragilità e l'importanza del momento e sono stati molto umani. Allora decisi di postare una foto sui miei social con una breve didascalia. Il mio intento era quello di non ricevere più domande e di mettere nella condizione tutte le persone di abituarsi a una nuova immagine di me. Come mai hai postato la foto, ma poi hai sentito l'esigenza, comunque la necessità di disinstallare l'app e non vedere niente? Sicuramente mi ha dato molto forza la reazione che hanno avuto i miei amici, però quando mi sono resa conto che la platea non era formata da 15 persone, ma da tantissime, non avevo il controllo, ho avuto paura del giudizio delle altre persone, perché avevo paura di leggere i commenti e i messaggi. Poi mi sono armata di coraggio e me lo sono ristallato, e da lì è iniziata una nuova vita. Cosa hai visto? Cosa hai letto? Quando sono rientrata sui social ho letto tantissimi commenti positivi, tantissime persone che mi scrivevano: ah, anch'io c'ho una macchia, ma non soltanto qua in Italia. Era arrivata a tante persone, tant'è che poi le persone man mano si aprivano con me, mi scrivevano la loro storia e mi vedevano come un simbolo di massima accettazione. Ho iniziato ad essere contattata da agenzie di moda per far parte di quel mondo che a me è sempre sembrato un mondo lontano. Quando ad esempio avevo 18 anni, andavo ai casting, mi sentivo sempre il bruttanottrofolo, perché pensavo che la vera bellezza, quella che poteva far parte del mondo della moda, fosse una bellezza diversa rispetto alla mia, no? E quindi quasi come se io non fossi all'altezza di quel mondo. Fino a quando non ho incontrato Carlotta, che è la mia agente, la founder della mia agenzia che si chiama Imperfetta Project. Lei giorno dopo giorno, oltre ad aver instaurato un rapporto professionale, è diventata una mia amica, la persona che forse mi sostiene di più perché crede molto in me. Mi ha sempre detto: tu sei all'altezza di questo ambiente, non ti devi sentire meno rispetto a nessun altro e soprattutto puoi, oltre ad avere il tuo viso, puoi lanciare un messaggio. Un messaggio di inclusione. Ho dei down in cui non ho voglia neanche di alzarmi dal letto, ma credo che siano anche dei momenti importanti da viversi a pieno, perché fanno anche parte quelli della nostra vita, e sarei un'ipocrita nel dirvi che non sento mai gli sguardi addosso alle persone. Ci sono giorni in cui li sento di più, altri giorni in cui li sento di meno, e tutti e due si affrontano. Le persone che guardano non sono la mia storia, quindi non hanno il diritto, non glielo concedo io il diritto di poter neanche solo minimamente pensare di giudicarli. La Carlotta
Carlotta di oggi è una Carlotta che sa quanto vale, non ha paura di quelli che aveva idealizzato come i giusti canoni di bellezza, anzi ogni giorno si alza e ha voglia di sfidarli questi canoni di bellezza, si mette in gioco. È un consiglio che forse avrei voluto ricevere io quando mi nascondevo, quando avevo paura del giudizio degli altri. E la vita è una ed è giusto mettersi in gioco perché veramente ti offre tantissime opportunità.